Via Bigioni storicamente non è soggetta ad allagamenti, però dopo che è stato realizzato il parcheggio pubblico nei pressi della fontanina, questo si sta verificando più volte, quindi intanto l'interrogante vorrebbe sapere se ci sono dei motivi. In più l'interrogante chiede che come mai, dopo che sono stati fatti i lavori di fognatura l'estate scorsa, durante l'alluvione di poco tempo fa, Via Bigioni si è alluvionata a macchia di leopardo, cioè la parte a monte dell'autostrada si è allagata, la parte centrale di fatto no, e il successivo tratto verso mare si è nuovamente allagata. Grazie. Risponde l'assessore Bernardi. Sì, grazie per la segnalazione, consigliere. Era già un problema che qualcuno aveva sollevato, infatti quella zona dove lei ovviamente indicava è soggetta ad allagamenti a macchia di leopardo. Ora organizzeremo un sopralluogo con i tecnici e comunali, Ufficio Strade e Gaia, per capire qual è la problematica, se sono fognature della acque chiare inadeguate, se ci sono delle rotture, quindi dovremo in qualche modo verificare questa situazione. A breve organizzeremo questo sopralluogo. Ha richiesto? Sì, ne ha facoltà, consigliere. Quasi soddisfatto della risposta, soltanto a breve quantificare i tempi. Perfetto, grazie. Lavadino di Carrara, una delle zone più critiche era quella di Via Bigioni. Guardate che cosa abbiamo ripreso stamani. Tanti della zona contattarci in redazione per segnalarci la situazione, che qui è davvero disperata, lo era anche di più questa notte. Lo vedete, la strada si è trasformata in un fiume. I residenti raccontano che nel momento peggiore l'acqua scorreva addirittura verso monte, scene mai viste anche da chi abita nella zona da più di 20 anni. Adesso proviamo ad avvicinarci alle abitazioni, anche se non sarà facile perché l'acqua è davvero alta e lo era ancora di più questa notte quando le precipitazioni erano più intense. Via Bigioni non ha le fognature e siamo sempre sotto. Basta. Io spero che prendano provvedimenti, perché tutte le volte è così. Se poi vieni dove l'autostrada là, c'è un fiume. Sono diventati come Via Marchetti alla zona industriale, acqua e merde, merde e acqua. Bisogna che adesso, se arriveranno i soldi dalla regione, si facciano i lavori. I primi piani delle abitazioni si sono completamente allagati, il bilancio ora è di tante famiglie con l'acqua alla gola. Ci abbiamo le case piene di acqua, no? Comune non ha soldi e noi ci rimettiamo i mobili, divani e via dicendo. Gli abitanti di Via Bigioni dicono di aver presentato decine di esposti. Tutti qui, ha fatto del film, ha fatto tutto, nessuno si presenta. Ma la Protezione Civile stanotte è venuta? No, sono passati stamani. Ha messo quella tanzena lì perché gridando aveva messo questa tanzena, perché ogni volta che passano le macchine riempiono la casa di acqua. Dall'altra volta abbiamo aspettato quelli che vengono da Pistoia, perché quelli nostri qui sono venuti senza nessuna attrezzatura a vedere cosa c'era e poi se ne sono andati. Cioè qui c'è da risolvere il problema, non si può ogni 10 giorni che viene in acquazzone andare sott'acqua. Sto cercando di passare il fiume di Via Bigioni con la macchina, con la speranza di non impantanarmi, perché qui l'acqua è veramente molto alta. Intorno c'è veramente un disastro, tutte le abitazioni sono allagate. Tutto questo succede dopo 10 ore dalla bomba d'acqua di questa notte dell'1 e mezza. Sta piovendo ancora e come potete vedere l'acqua è ancora molto molto alta in alcune zone, quasi inaccessibili. Non si è ancora visto nessuno. E questa è Via Bigioni, completamente allagata e anche terribilmente desolata.